Chi è questo Michele di Un paese quasi perfetto? È un personaggio burbero, buono, ma soprattutto è il personaggio che rappresenta le radici, è quello lì che non ha mai lasciato il paese e che è voluto restarci e non ha mai preso corriera, non ha mai preso un treno. C'è una scena in cui l'amico Domenico, interpretato da Silvio Orlando, gli chiede: ma se io me ne vado da questo paese, tu mi vieni a trovare? E lui, sicuro, convinto, dice: no, assolutamente, io sto qui, resto qui, voglio rimanere qui. E questo potrebbe anche essere un po', diciamo, il motore che muove i sentimenti di questi tre amici, Domenico, Michele e, accidenti, mi sfugge il nome del personaggio di Carlo Bucci Rosso, ma comunque Carlo Bucci Rosso. Bancomat, lo chiamano Bancomat. Lo chiamano Bancomat, ma lui si offende, quindi non volevo ripeterlo. E questi tre amici, è questa la motivazione principale. Mentre il personaggio di Carlo Bucci Rosso si è evoluto perché probabilmente ha avuto la possibilità di studiare, quindi di diventare direttore di banca, seppur di una filiale microscopica, che non funziona perché l'unica funzione è quella di dare il sussidio di disoccupazione a questi pochi abitanti rimasti. È quello di Domenico, di Silvio Orlando, che prende il posto del sindaco, si autocelebra, si autoinveste della carica di sindaco per muovere questa gente a questa seduzione a vantaggio o a svantaggio del medico. E quindi questo, il mio personaggio, è un po', insieme agli altri due, il motore morale che muove questa gente a far sì che questo paese rinasca. C'è un altro film di cui è protagonista, che vedremo al Festival di Bari, tra l'altro, di Bari, che si intitola Amo la tempesta. E io so già qualcosa. Tipo che lei guida un pulmino, sì. Che poi ci sono dei giovani partiti all'estero da riportare in Italia. Insomma, ci annunci quello che può annunciare. Sì, è un film veramente molto carino. Adesso stiamo parlando di Un paese quasi perfetto, quindi non vorrei entrare in un conflitto di competenze. Ma è un film veramente molto interessante. Anche quello, come un po' tutte le mie scelte degli ultimi anni, è anche quello un film divertente, leggero, non comico, quindi non volgare, intendo volgarità per volgarità, non la parolaccia, ma proprio la volgarità della comicità. Tanto più che in Amo la tempesta sono un personaggio serio, quasi triste, che appunto autista di uno scuolabus, che per tutta una serie di circostanze va a rapire le giovani menti, i giovani cervelli scappati all'estero per riportarli in Italia, perché con il loro sapere, con la loro conoscenza possano far crescere l'Italia, l'economia. È un film di Maurizio Losi, che è un giovane veramente alla sua opera prima, ma veramente molto interessante, pluripremiato in pubblicità sia in Italia che all'estero, al suo primo lungometraggio. Saremo al Bifest, appunto, in concorso, speriamo che ne venga fuori qualcosa di buono, ma sono sicuro di sì, perché è veramente un ottimo prodotto. Amo la tempesta. E poi, peraltro, insomma, ecco il tema del lavoro, no? La fuga di cervelli, perché in Italia non c'è lavoro, e lei che li va a riprendere, tra l'altro su commissione dei genitori. Vabbè, però ci fermiamo qui, non svegliamo tutto quanto, però ecco, il lavoro è un tema che torna anche in Un paese quasi perfetto, perché alla fine tutto nasce da lì. E beh, come vedi, è proprio un tema ormai caldissimo, di grandissimo interesse. Parliamo anche di queste masse di migranti che vengono qui e che, ahimè, lì dove per fortuna sono accolti con un panino e un bicchiere d'acqua. In realtà non bisognerebbe dargli il cibo, bisognerebbe dargli amore ed accoglienza, ma soprattutto una dignità, e la dignità è data dal lavoro. Io mi domando, ieri sera proprio parlandone con mia moglie, mi domandavo: ma il Papa, che è il nostro amatissimo Papa, che qualche tempo fa disse di ospitarli nelle chiese anche, dovrebbe fare un'azione di forza. Quante chiese ci sono, non dico al mondo, ma in Europa almeno, nel raggio di qualche migliaio di chilometri da dove arrivano? Se ogni chiesa ne adottasse
5 o 6, anche facendoli dormire di notte proprio nella chiesa. L'indomani mattina si prendono il loro sacco a pelo, se lo ritirano, e poi durante l'omelia domenicale parlare con i fedeli e dire: ho 6 persone, 5 persone che hanno bisogno di lavoro, chi di voi può fare qualcosa? Così si rende dignità all'uomo. E questi due film hanno come tematica comune proprio questo, evidentemente perché è un tema molto attuale, molto sentito da tanti. Lanciamo la proposta, grazie, in bocca al lupo. Grazie a voi, ciao, arrivederci.